Sono Franco Arcovito e siede sul mio programma a 360 gradi. Oggi voglio rendere omaggio al Teatro Vittorio Emanuele di Messina ed anche alla sua costola laboratorio che è la Sala Laudamo e ovviamente ai giovani attori che l'hanno animata in queste ultime settimane. Per questo inizio col farvi ascoltare un breve stralcio della conferenza stampa dedicata al cartellone nella prossima stagione invernale 2015-2016. Trascorrerò solo per questa volta il presidente Maurizio Puglisi e i direttori artistici della prosa Ninni Bruschetta e della lirica Giovanni Renzo, che però sono certo capiranno, perché dirò qualcosa invece riguardo i giovani attori che hanno animato le quattro stanze del paese dei balocchi alla Sala Laudamo, appunto. Ok, cominciamo con il soprintendente Saia, che ha illustrato in maniera molto efficace il programma invernale della stagione 2015-2016 del Teatro Vittorio Emanuele. La strategia del teatro decisa dal Consiglio di Amministrazione è stata quella di implementare ulteriormente l'offerta degli spettacoli. Voi vedrete che rispetto alla stagione dell'anno scorso, che era già una stagione abbastanza ricca, che ha riscosso un successo che è andato anche al di là delle nostre stesse aspettative, avremo una stagione ancora più ricca, che prevede 26 spettacoli per quanto riguarda la stagione di prosa, musica e contaminazioni, così come noi abbiamo un'offerta molto articolata, variegata e ricca, che va dai lavori di prosa di grande impegno a spettacoli a musical, a concerti di grande prestigio, alla presenza di personaggi molto autorevoli, ma sul contenuto di questi aspetti i direttori artistici illustreranno meglio. L'altra scelta strategica che abbiamo voluto mantenere è quella di fare un'offerta sia degli abbonamenti che dei biglietti per gli spettacoli a prezzi davvero ancora più bassi e contenuti rispetto a quelli dell'anno precedente. Con un favore particolare, ancora una volta, e molto marcato per favorire la presenza giovanile che ci ha dato già è un grande successo. Faccio presente che questa che noi oggi presentiamo e che voi vedete in queste piccole brochure che mi sono state consegnate riguarda l'attività che il Teatro Vittorio Emanuele farà al Teatro Vittorio Emanuele, ma questo non esaurisce tutta l'attività che al teatro viene fatta. Basti pensare che manca qui, che verrà presentata successivamente, la stagione alla Laudamo, che ha acquistato e acquista un valore importante nella strategia del teatro, per l'attività che qui si è svolta, estremamente intensa, rivolta a un pubblico diverso, che però per avventura sta già cominciando a trasmigrare dalla piccola Laudamo al grande teatro, quindi anche questo effetto di coinvolgimento crea anche una sinergia, uno sviluppo dell'utenza che è davvero di grande interesse. Mancano tutte le attività che faremo nelle altre sale, anche con le istituzioni e le associazioni musicali messinesi, tutta una serie di altre attività, quindi un'attività complessivamente molto ricca che si svolgerà con intensità durante tutto il periodo dell'anno. Bene, non vi dubbio. Come abbiamo ascoltato dall'ottimo sovrintendente Antonino Saia, il Teatro Vittorio Emanuele va avanti e, devo dire, va avanti molto bene. Anche perché tiene d'occhio i giovani, non solo quelli che hanno un potenziale artistico, anche il pubblico. E a proposito di giovani, in questo caso di attori e registi giovani, ascoltate questi applausi dedicati loro, appunto giovani talenti messinesi, dal pubblico alla Sala Laudamo.
esigenze di trasmissione, questo mio programma infatti, oltre che sul web, verrà trasmesso anche da Radio Messina Sud, ho dovuto interrompere gli applausi. Applausi molto calorosi dedicati ai giovani attori e anche ai quattro registi che li hanno via via diretti alla Sala Laudamo in proficua e stretta collaborazione con il Teatro Vittorio Emanuele. Beh, vale la pena di ricordare i quattro registi con i loro quattro lavori appunto magnificamente interpretati dai giovani attori. Angelo Campolo con Istinto, Annibale Pavone con Solitudine, Paride Acacia con Inganno e in ultimo Giacomo Ferraù con Amore. Ascoltiamo soltanto la conclusione di Giacomo Ferraù, giovane regista che ha colto anche l'occasione di esprimersi con un gruppo di giovani attori ben coltivato prima da Angelo Campolo, Annibale Pavone e Paride Acacia. Non emozionato, attraversato con la loro energia, con la loro vitalità, con tutto. Bravo! Ci rivediamo la prossima volta e parleremo un po' di più di questi spettacoli e di questo lavoro teatrale. Complimenti a 360 gradi, naturalmente.